Antipasto di formaggio e marmellate, polenta di San Costanzo, pasta al tartufo di Acqualagna, degustazione di vini, lasagne e crostolo di Urbania, spiedini di carne con patate fritte, gelato, caffè o moretta. Sono 8 le tappe che caratterizzano In Gir per Fan, l'appuntamento tanto atteso da fanesi e turisti che ogni anno affollano il centro storico di Fano per la passeggiata degustativa organizzata dalla Proloco Fano Infortune. Anna, come stanno andando le prevendite? Bene, molto bene. Abbiamo iniziato lunedì, sono iniziate alla grande le prevendite. C'è ancora qualche biglietto al costo di 25 euro. E per chi vuole può trovarlo alla sede della Proloco, presso la cooperativa Tre Ponti, al bar della cooperativa stessa e un sacco di altri punti vendita in giro per Fano. A che ora si partirà? Dalle 19 in poi l'appuntamento è in piazza, il primo appuntamento è in piazza per ricevere il kit con il borsello da mettere appeso con il bicchiere e poi si potrà andare fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza lungo gli stand. Non serve andare dal primo, dall'antipasto, si può fare quello che si vuole, si può girare in Gir per Fan anche al contrario. E un'altra delle novità di quest'anno è che In Gir per Fan è aperto anche ai celiaci. L'associazione italiana celiachia ci ha dato delle linee guida da seguire e abbiamo creato una postazione ad hoc per alcuni cibi che in altre postazioni potevano contaminarsi e in altre invece vengono identificate dal bollino rosso con il logo dell'associazione le postazioni che sono adatte a tutti, anche per chi soffre di celiachia. Ricordo che il prezzo è lo stesso di 25 euro e che potranno trovare il biglietto presso Gusto Alternativo in Via della Giustizia. Oltre a degustare i prodotti tipici del territorio e i vini delle cantine locali, si potranno visitare 14 luoghi di interesse storico, tra cui l'ex chiesa di San Francesco, il Duomo, gli scavi archeologici, i musei e la Pinacoteca San Domenico. Ci saranno anche delle visite guidate? Ci sono delle visite guidate, Manuela Palmucci, l'Archeo Club e anche quest'anno avremo il teatro aperto, quindi per chi vorrà il teatro e le visite guidate sono aperti a tutti, non solo a chi ha il biglietto, anche chi rimarrà purtroppo senza del biglietto potrà fare le visite guidate. Ci saranno anche i ragazzi della scuola, che sono i nostri ciceroni, come ogni anno delle scuole secondarie, con il professor Loris Pensirini, avranno una maglia speciale di In Gir per Fan che quest'anno è blu e sono a disposizione di tutti per appunto fare i ciceroni della nostra bellissima città. Si potrà ascoltare anche buona musica? Esatto, abbiamo pensato un po' a tutti i generi, in ogni postazione ci saranno in alcuni dei DJ, in altri dei complessi, dei gruppi musicali che suoneranno dal vivo fino ad arrivare alle ore 22 in piazza 20 settembre con il grande concerto del Giardino dei Semplici. Quando il sole va giù,